Ho assestato la tana e pare riuscita bene. Dal di fuori in verità si vede soltanto un gran buco, che però in realtà non porta in nessun luogo. Ad almeno 1.000 passi di distanza da questo buco si trova, coperto da uno strato spostabile di musco, il vero accesso alla tana, che è al sicuro come può essere sicuro qualcosa al mondo. Lo so benissimo, e la mia vita, neanche ora che è al suo culmine, ha un momento che sia veramente tranquillo. Là, in quel punto del musco opaco, posso essere colpito a morte, e nei miei sogni c'è spesso un grugno bramoso che vi annusa continuamente. Vivo in pace, nella parte più interna della casa, e intanto il nemico mi si avvicina da qualche parte scavando lento e silenzioso. E a minacciarmi non sono soltanto i nemici di fuori, ce ne sono anche nell'interno della terra. Non li ho mai visti, ma ne parlano le leggende e io ci credo fermamente. Costruita circa al centro della tana è la piazza centrale, dove l'animale raccoglie tutte le sue provviste. È alla fine di questi momenti che l'animale sceglie di uscire. Tuttavia, questo atto avviene sempre con grande solennità. Infatti, già l'avvicinarsi fisicamente all'uscita provoca in lui un senso di esitazione, di insicurezza. Sollevo cautamente la botola ed esco all'aperto. La lascio ricadere cautamente e mi allontano più presto che posso dal luogo che potrebbe tradirmi. A dire il vero, però, non sono in libertà. D'altro canto, non sono destinato alla vita libera. Penso troppo alla tana. Sono scappato di corsa dall'uscita, ma presto vi ritorno. Scelgo un buon nascondiglio e tengo d'occhio l'ingresso della mia casa, dal di fuori questa volta, per giorni e notti. Sarà una sciocchezza, ma mi procura una gioia ineffabile e mi fa stare tranquillo. Mi sembra di non essere davanti a casa mia, ma davanti a me stesso mentre dormo, e di avere la fortuna di poter dormire sodo e nello stesso tempo sorvegliarmi attentamente. A questo punto, dopo varie esitazioni, rientro nella tana. Inizio a fare le cose che facevo solitamente. Porto una preda all'interno della galleria, poi della piazza. Tuttavia sono colpito da un rumore, un sibilo, che mi colpisce, mi dà fastidio. Non riesco a sapere da dove provenga. Inizio a cercare nelle piazze, nelle gallerie. Tuttavia non riesco a trovare niente. Smisi di lavorare e stetti in ascolto. A un certo punto il rumore cominciò ad affievolirsi. Diventò sempre più fioco, come se lo scavatore deviasse a poco dalla direzione primitiva, finché si interruppe improvvisamente. Ascolto in 10 luoghi qualunque e noto benissimo l'illusione. Il sibilo è rimasto uguale, nulla è mutato. Di là non avvengono mutamenti, là si sta tranquilli e si è superiori al tempo. Qui invece ogni istante scrolla chi ascolta. Questa galleria dovrebbe darmi la certezza. Sono arrivato al punto che la certezza non la voglio neanche. Ora l'animale sembra molto lontano e se si ritirasse ancora un poco più in là, penso che anche il rumore scomparirebbe. Penso che tutto potrebbe aggiustarsi, come ai bei tempi. Ma se mi avesse udito, anch'io me ne sarei dovuto accorgere, almeno durante il lavoro, avrebbe dovuto più volte sostare e rimanere in ascolto. Tutto invece è rimasto immutato.